Una bimba che ci guarda, non ti devi per spaventare. Facciamo entrare Elena. Vieni, vieni, Elena, vieni. Allora, Elena in mano un foglio. Ciao, Elena. Ciao, tieni il microfono vicino. Allora, ti vuoi sedere qui? Mettiti qui vicino a me, dai. Come stai? Tutto bene? Sei spaventata? Emozionata? Pure io, non ti preoccupare. Allora, tu che classe fai? Tieni il microfono. Lo tengo io, La dai. terza media. Terza media, da dove vieni? Da Mentana. Da Mentana, benissimo. Allora, tu qui hai una letterina che ha scritto una bimba che più o meno ha la tua età. Tu hai 13 anni, giusto? 12. 12. Allora, ha la tua stessa età. Ce la leggi proprio Sì. brevemente alcuni passaggi? Mi chiamo Chiara, sono una bambina di 12 anni e frequento la seconda media. Mi trovo in questo ospedale già da 3 mesi e mezzo, o meglio, 101 giorni. Ero una bambina molto attiva, frequentavo la scuola di ballo, facevo pallavolo, ridevo e scherzavo con le mie amiche. All'improvviso un giorno la mia vita è cambiata. Sono stata ricoverata nell'ospedale Monaldi di Napoli perché il mio cuore non funzionava più bene. Mi sentivo in trappola e mi chiedevo perché proprio a me? Il nostro studio all'improvviso si è animato, tantissimi ragazzi, bellissimo. Facciamo un applauso ragazzi, eh? Benvenuti, benvenuti a tutti. Allora, questi sono i ragazzi della terza media, se non sbaglio la terza A, ho detto bravissimo, meno male, eh? Vengono da Monterotondo. Benissimo, come si chiama la scuola? Lo dici tu che hai il microfono? La scuola è spazia. E Spazia, quindi dalla scuola media e Spazia, terza A. Benvenuti ragazzi. Allora, i ragazzi, voi avete fatto in classe un lavoro su che cosa? Chi me lo spiega? Tu come ti chiami? Melissa. Melissa. Allora, vi siete confrontati, avete scritto dei temi, da quello che so, sul dolore, sulla malattia. È così? Sì, è stato, cioè abbiamo raccontato le nostre esperienze. Sull'adolescenza, queste. Insomma, vi siete confrontati con i temi, è anche giusto che a questa età, insomma, ci si possa un attimo interrogare, è giusto, uno si comincia a fare le prime domande. Allora, eravamo rimasti in sospeso con la storia di Chiara. Elena, la ragazza che era venuta, eccoci qua, ciao Elena, aveva letto la bellissima letterina di Chiara, una bimba che chiedeva in qualche modo aiuto, chiedeva di essere capita, diceva il mio cuore non funziona più. Andiamo a vedere com'è finita la storia di Chiara, andiamo a collegarci con Napoli, dove c'è proprio Chiara insieme al nostro Marco Caiano. Marco, ci racconti un po' questa storia bellissima? Buongiorno, Chiara vi saluta con la mano. È una storia bellissima, una storia che si è evoluzionata qualche mese fa, fortunatamente ha preso una strada ben diversa da quella che era prima di quella lettera che avete letto voi in studio. E Chiara è qui per raccontarci questi suoi giorni, i giorni dopo, quelli che possiamo dire di rinascita. Allora, quando sono tornata a casa, mi hanno accolto in modo stupendo. E adesso poi è iniziata la scuola e quindi è subentrato un problema, poi l'abbiamo risolto perché si sono messi a disposizione sia i miei amici, sia i professori che adesso stanno venendo a casa. La professoressa però oggi è malata. Non avremmo fatto lezione comunque. Ma ripercorriamo le tappe. Allora chiedo al babbo Giuseppe, nel frattempo c'è anche Clemente con noi, il fratello più grande. Giuseppe, quei giorni dalla lettera in poi, la vostra vita è stata stravolta in pochi mesi, eppure ha ripreso quel binario, un binario giusto, quello di una serenità familiare, fortunatamente. Sì, in effetti la vera eroina di questa storia, oltre a Chiara, si chiama Maria, perché Maria è la ragazza, una giovane mamma che ha donato il cuore a Chiara e che ha donato tutti gli organi salvando tante altre persone. Quindi prima di tutto a nome mio e della mia famiglia faccio il ringraziamento eterno a lei e anche alla sua famiglia eccezionale, perché senza Maria oggi noi non saremmo qui. Dopo Maria c'è stata anche un'altra eroina che è Chiara, perché Chiara effettivamente ha avuto una forza enorme, ha combattuto col dolore, con la malattia tutti i giorni, finché è riuscita con l'aiuto del Signore a ritornare a casa in buona salute.
Quindi il primo ringraziamento va comunque a questa giovane mamma Maria, che comunque la dobbiamo ringraziare per tutta la vita, e la ringrazio per tutta la vita. Io non passo un giorno che non dico una preghiera per lei e anche per la sua famiglia. Giuseppe è molto devoto alla Madonna di Pompei. Lui si è affidato nelle sue mani in quei giorni difficilissimi, in cui Chiara, anche forse per rabbia, scrisse quelle poche parole, ma molto forti, molto, e chiedesse a Gesù perché. Sì, è stato proprio brutto, all'esasperazione, non ce la facevo più a tenere tutto dentro, allora ho scritto su un foglio e poi è diventato... Da lì è nato tutto? Sì. E da lì è rinata Chiara, diccelo. Sì, da lì poi mi sono sfogata, quindi ero pure più contenta, mi ero tolta un peso dalle spalle. E qual è stato il momento più doloroso? Allora, doloroso fisicamente tutte le medicazioni con la macchina, e il momento più doloroso è un po' sempre, perché io non sono mai stata all'ospedale mai, solo quando sono nata, oppure a trovare qualcuno che c'era stato, e quindi era la prima volta. Come ti sei trovata lì, visto che poi ci ricollegheremo a questo tipo di storia? Anche questo ospedale che ti ha accolto, era proprio un ospedale o era più una casa, un posto accogliente? No, era un posto accoglientissimo, anche perché sono tutti molto, molto familiari. È un'altra cosa, sarà, non lo so, Napoli oppure il reparto di pediatria, però erano tutti amichevoli, se chiedevi qualcosa te la... A voi studio, e prima di però lasciarvi la possibilità di fare domande a Chiara e a Giuseppe, volevo chiedere a Giuseppe, quegli ultimi momenti quando è arrivata la notizia, c'è un cuore, c'è la possibilità, come li ha vissuti? Quello è stato un momento di gioia enorme, ricorderò sempre quei momenti. È un momento veramente, diciamo, proprio sublime. È stato quando in effetti, dopo tutta la nottata che sono stato lì in reparto, stavo da solo in reparto quella notte, quando ho visto arrivare i medici con il cuore, con questa borsa. È stato un momento indescrivibile, di gioia. In questo caso di una gioia freschissima, ancora viva. Di una gioia viva. Freschissima, sì, era il 23 luglio, era il 23, la notte tra il 22 e il 23 luglio. Io volevo approfittare anche per ringraziare tutti i medici del Monaldi, perché sono stati veramente bravissimi, e in modo particolare però ci tengo a fare un ringraziamento speciale a quello che io ritengo il miglior medico del Monaldi, che è il dottore Andrea Petraio. Lui è un medico, non è un medico nel senso tradizionale del termine, cioè lui è un medico che sta sempre a contatto con il paziente, viene in reparto anche quando non è di turno, lo abbiamo chiamato in dei momenti bruttissimi di notte, ha risposto di notte. Lui si dedica completamente a questi bambini che stanno in ospedale. Addirittura, conosco queste cose proprio per esperienza diretta, proprio a causa di questo suo impegno massimo, assiduo, che mette nella cura di questi bambini. Addirittura a volte ha delle discussioni anche in famiglia con la moglie, la quale poverina, effettivamente, lei si lamenta, dice: io ho un marito che però non sta mai a casa, che in qualsiasi momento viene chiamato, o perché magari c'è un'emergenza, o perché c'è da fare una medicazione, o perché magari c'è una chiamata della donazione, di una possibile donazione di un cuore, e quindi lui sta sempre, io dico H24, 24 ore su 24, sempre alla ricerca, della cura del paziente. E lui è stato anche bravissimo nel caso di Chiara, perché oltre ad essere un medico nel caso, nel nostro caso, lui è stato prima psicologo e poi medico. Perché, questo poi noi l'abbiamo capito dopo, la situazione di Chiara era disperata,
però lui ci ha dato sempre quella speranza, c'è la possibilità, ci sono dei miglioramenti, ci ha portato in un tragitto pian piano, passo passo, dandoci la possibilità, diciamo, e la speranza e la forza per andare avanti. Quindi va un ringraziamento particolare, speciale al dottore Andrea Petraio, che ripeto, per me è il miglior medico del Monaldi. Quando si dice che fare il medico non è una professione, ma è una missione, a voi studio, gli ospiti vi ascoltano, potete fare le domande. Nel frattempo vedete immagini della famiglia. Marco, io volevo chiedere, fare una domanda a Chiara, che vedo lì accanto a te. E volevo chiederti, Chiara... Questo qui è il dottore Petraio, questo qui che adesso sta in, vicino a Chiara, che sorride. Non sono io, ovviamente. Quello qui è il dottore Petraio. Chiara, ti volevo dire, ma la malattia... Io vedo che, insomma, noi vediamo soltanto i tuoi occhi, ma sono degli occhi di profondissima intelligenza. Che cosa ti ha insegnato, Chiara, la malattia? Allora... La malattia mi ha insegnato ad affrontare i problemi in un modo diverso, perché io prima ero anche più lamentosa, beh, lo ammetto, e adesso uno, cioè, dopo cambia, pensa, non è la fine del mondo, tutto si risolve, prima invece era tutto disperazione, non... Spesso è stata Chiara a dare conforto e coraggio alla famiglia. Sì. Con la sua forza interiore. Diciamo che piangevamo insieme, questa è. Graziano. Allora, ci rilasciamo a quello che abbiamo detto poco fa, no? Che spesso sono i bambini, i ragazzi a dare forza, coraggio ai genitori. È stato per te, è stato anche per Chiara, che era affetta dalla miocardite. È così, lo avete sentito anche dalle parole semplici che ha detto adesso, l'atteggiamento, il modo, la semplicità con cui l'ha risposto, siccome comunicano questa grande capacità di affrontare le cose. E allora... Io vorrei, perché lo scopo di questa trasmissione non è quella, lo ripeto per l'ennesima volta, ma ci tengo a sottolineare, non è quello di mostrare, di far vedere la sofferenza, il dolore, le cose brutte, ma è condividere le difficoltà di tante altre persone per capire noi come le dobbiamo affrontare meglio. Allora, io darei la parola ai nostri ragazzi, perché prima diceva Chiara, mi dai il microfono, Melissa, grazie. La do a questa ragazza con gli occhiali. Tu come ti chiami? Lucrezia. Allora, diceva Chiara, io prima ero lamentosa, mi lamentavo, mille problemi, però, insomma, adesso mi sono reso conto con la malattia che ci sono altre priorità. E questo forse certo. Il primo insegnamento che noi possiamo trarre di questa condivisione oggi. Sei d'accordo, Lucrezia? Assolutamente sì. Nel senso che la malattia, secondo me, dà coraggio e è un insegnamento per la vita di ognuno di noi. E anch'io, diciamo, ho un'esperienza che mi segna, insomma. Quindi posso dire... ho un fratello con una forma di autismo. E è una malattia incurabile, quindi io la porto dentro di me. È una malattia con cui bisogna convivere. Convivere, adesso e per sempre. Non è stato sempre facile, assolutamente, però ci siamo fatti tutti coraggio e l'abbiamo aiutato a sperare di cambiare, di migliorare, perché lui prima non parlava, non poteva comunicarci niente, quindi o piangeva, o ti guardava, cercava di provare a esprimersi. Adesso fa terapia, lo fa da quando ha 3 anni, può parlare, ti chiama, ti cerca, si lamenta, sorride. Senti, anche alla luce di questa tua esperienza, sì, difficile, però tu ne parli in modo così spontaneo e naturale, che vuol dire che, insomma, che hai un amore profondo verso questo tuo fratello. Sì, sì. Ecco, tu cosa chiedi a Chiara, che è a Napoli,
Qual è l'aspetto della sua malattia, del suo percorso di vita che più ti incuriosisce, che magari può essere un elemento prezioso per te? C'è sì, qualcosa? Io volevo chiedere come lei ha affrontato questo problema. Volevo Quale? Fare il problema della malattia, sì, esatto, dell'ospedalizzazione. Come lei l'ha affrontato? Come Chiediglielo si è sentito? Direttamente. Guarda, lei ti sente? Sì, ecco, io ti volevo fare questa domanda, Chiara. Come hai affrontato questo tuo problema, diciamo? Quando hai saputo che... Sinceramente. Vai, dimmi. Allora, all'inizio non l'ho affrontato per niente. Poi con l'aiuto dei medici ci vuole qua il sostegno di qualcuno per affrontare le difficoltà. Non è semplice. E questo è anche perché lì ho incontrato un'altra bambina con il mio stesso problema ed era Imma ed era sempre, sempre sorridente anche adesso e poi ci ho parlato, siamo diventate amiche e non lo so, lei è sempre positiva anche se sta da un anno con la macchina. Col coraggio, con i familiari, con i medici. Marco, perdonami un attimo perché io sì. Qui vorrei far entrare proprio il medico, che io lo dico in termini impropri ma per farci, insomma, lo diciamo per farci capire a casa da tutti, è il medico che ha messo il cuore nuovo dentro Chiara. Via, chiamiamo il professor Chiaglianelli. Buongiorno professore. Buongiorno professore. Eccolo. Buongiorno. Buongiorno. Ho utilizzato un'immagine brutta, mettere il cuore dentro un'altra persona, ma rende l'idea. Rende l'idea. Perché rende poi l'idea. Insomma non bisogna fare tanti troppi giri di parole. E di questo si è trattato. È così. Chiara ha avuto un cuore. Prima ha avuto un cuore meccanico, un Berlin Heart, che è un cuore che aiuta ad arrivare al giorno in cui ci sta questo atto di amore che è la donazione di un cuore. Finché... Interrompo. Quanto tempo aspettano in media i bambini Leggerle, posso? Lei deve. Lei ha scritto, spieghiamolo anche ai telespettatori, lei ha scritto una lettera a Papa Francesco, dove lei l'ha invitata al suo ospedale di cui lei è primario di cardiochirurgia pediatrica. La invitate, Santità, ci venga a trovare. E poi c'è un passaggio che a me mi ha colpito profondamente ed è lo stesso che lei vuole leggerci adesso. Sì, volevo dire questo. Il passaggio è questo. Purtroppo da oltre un anno ospitiamo Imma, una bimba di 8 anni che attualmente vive con un cuore artificiale in attesa di un cuore da offrirle. Reverendissima Santità, una sua parola e la sua capacità carismatica aiuterebbero a far conoscere la necessità che pur in presenza di tragici avvenimenti un semplice gesto di amore rappresentato dalla donazione degli organi potrebbe offrire una nuova vita a chi ne ha bisogno. È così. Imma da quanto tempo aspetta? Imma è da un anno e un mese che è in ospedale. Meccanico. Da un anno e un mese che con il cuore artificiale in ospedale. Un altro bambino, Simon, l'abbiamo avuto per un anno. Chiara è stata 3 mesi. La donazione è un atto d'amore, ma purtroppo non è un atto frequentissimo. Abbiamo una perdita media di donazioni del 60%, cioè su 100 possibili donatori, 60 non danno l'autorizzazione alla donazione. Perché al momento, diciamo, dell'espianto, un termine brutto, un termine tecnico, ma questo è, dal momento dell'espianto c'è bisogno dell'autorizzazione dei genitori, di chi può in qualche modo rappresentare la persona a cui viene espiantato l'organo. E spesso i genitori, non per egoismo, professore, non parliamo, diciamo, di un gesto di egoismo, ma per paura, forse a volte anche per ignoranza, dicono no, non me la sento. È così? È così. E l'ignoranza è una credenza popolare per cui c'è bisogno anche di una parola autorevolissima per spiegare che la nostra religione non solo lo consente, ma lo, 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 lo,
cerca di invogliare la donazione. La donazione è un atto d'amore. Le avevo dato pure una poesia molto simpatica di un napoletano in cui, così, tradotta in italiano, dice che noi con la donando, la morte... Prendiamo in giro la morte due volte, perché chi muore continua a vivere con l'organo che ha donato e chi lo riceve scansa la morte e quindi continua a vivere. Come si dice in napoletano? Facimmo festa morte. Allora ragazzi, dovete sapere che il professor Caglianiello viene definito, e non a caso perché è alto più di 1,90 m, il gigante buono. Va in giro con le caramelle nel camice. Guardi, la gravidanza, un figlio è la cosa più bella che possa esistere. E dire a un genitore che purtroppo ha partorito, ha avuto un figlio e che ha una patologia grave, che deve essere sottoposto a un intervento chirurgico, cui purtroppo non possiamo garantire il risultato finale, è una cosa gravissima. È una cosa gravissima, una cosa che ti prende dentro e fortunatamente, come si dice, il cuore si indurisce, quindi col passare degli anni la situazione è abbastanza gestibile. I primi anni della mia vita sono stati tragici. A dire a una mamma c'è il rischio di morte per suo figlio, o purtroppo è successo che è morto, o la sera prima non si dorme per l'intervento che si deve fare il giorno dopo, è qualcosa di veramente pesante. Cioè le caramelle... capita di non dormire la notte prima? Molto spesso ti capita di non dormire. Mi è capitato anche un 31 dicembre, perché il 1 gennaio operavo, tra l'altro, la figlia di un mio carissimo amico, di una situazione gravissima, per cui è stato veramente una nottataccia. Mamma mia. Le caramelle servono perché i bambini devono essere coccolati. I bambini non hanno la memoria del dolore, quindi non è facile. E diventare loro amici con i clown, con le maestre, è una cosa fantastica. Molti bambini ritornano in ospedale per poter venire a giocare un'altra volta nella nostra sala giochi, eccetera. Quindi bisogna diventare amici dei bambini. Credo molto nell'umanizzazione degli ospedali, ma umanizzazione vuol dire soprattutto rendersi conto che noi, medici, infermieri e tutto il personale, siamo a servizio degli ammalati. Andiamo da Marco Caiano, da Chiara, perché io immagino che Chiara voglia dire qualcosa, Vito, sì, al nostro professore, perché insomma attraverso le mani del professor Caglianiello è passata la vita di Chiara. Chiara? Prima volevo intervenire Giuseppe. Sì. Prima di tutto volevo salutare e ringraziare affettuosamente il professore Caglianiello, medico eccezionale anche lui, che si impegna tutti i giorni in reparto e con grande profitto anche. Volevo approfittare per spendere una parola sulle donazioni, perché credo che il messaggio più importante di tutta la storia di Chiara è quello là, che le donazioni sono essenziali, perché ci sono alcune patologie, come purtroppo la patologia di cui era affetta Chiara, che non sono curabili. Cioè c'è solamente attraverso la donazione di un organo si può andare avanti, diciamo, si può riniziare a vivere. Quindi il messaggio più importante da dire ai ragazzi lì, e anche da dire a tutte le persone, è che donare è il gesto più bello e più nobile che una persona possa fare, e che solamente, che con quel gesto si ridà la vita a persone che non hanno più la loro vita. Quindi diceva il professore Caglianiello che ben il 60% delle persone, dei potenziali donatori, non donano. Io ho capito perché non donano queste persone. Non donano perché non sono adeguatamente informate dalle istituzioni, non sono adeguatamente informate dai medici di base, diciamo, da tutto quello che è l'apparato istituzionale. Perché io parlo della mia esperienza personale.
A me, prima che succedesse questa vicenda, io ero all'oscuro di quello che erano le donazioni degli organi. Cioè, se a me una persona avesse chiesto, prima della vicenda di Chiara, che ne pensi delle donazioni degli organi, io sarei rimasto lì per lì, magari avrei detto, vabbè, ma è una cosa che a me non mi interessa, è una cosa che non mi tocca, non mi riguarda. Invece noi tutti dobbiamo capire che è una cosa che riguarda tutti, perché tutti dobbiamo contribuire al benessere, diciamo, di tutte le persone. È solamente grazie alla donazione degli organi che si possono salvare tanti bambini e tante persone che purtroppo sono ricoverate in ospedale e non ci sono altre soluzioni. È una strada obbligata che si deve percorrere. Una testimonianza così vissuta, così forte, penso che entri in maniera proprio violenta nel cuore della gente e di chi ci ascolta, ma una testimonianza così forte che ha portato Chiara oggi a essere con noi sorridente sotto questo velo verde. E soprattutto Chiara vuole salutare il professore, l'amico professore. Salve dottore, io vi volevo dire solo grazie a voi e anche alla vostra equip di medici. Giusto. Perché quella è una famiglia, perché ieri, girando nei vari reparti dell'ospedale Monaldi, alcuni genitori che stanno vivendo il calvario come Giuseppe ci hanno raccontato che lì è un po' come stare comunque in famiglia, perché si vive 24 ore al giorno, si sta con i figli e si instaura un rapporto con i medici e con tutti quelli che stanno in quel reparto incredibilmente forte. Lui, il professor Caianello, vive quel reparto come se fosse la sua famiglia, e quindi loro si sentono accolti in una famiglia, ed è la stessa sensazione che ha avuto Chiara. Sì, infatti, perché cercano tutti di farti sorridere, perché comunque è un reparto di bambini e anche una volta a settimana venivano i clown, vengono ancora, sanno Fischietto, Bottone, vabbè, eccetera eccetera. Poi ci sono le maestre tutte le mattine che comunque alla fine non è che ti fanno studiare. Dicono che studiamo, però alla fine non giochiamo, questo è. Marco, a voi. Marco, grazie. Io volevo parlare ancora con Graziano, perché diceva, vedi, il fatto di sorridere è importante. Io allora anche, insomma, ci sono questi ragazzi, io non li voglio, come dire, terrorizzare. Perché è vero che la malattia fa paura, ma non dobbiamo aver paura. No, non bisogna farsi, cioè non bisogna vincere il ricatto della malattia. Anche i ragazzi stessi che abbiamo sentito, insomma, hanno questo atteggiamento verso le avversità da cui gli adulti possono imparare tanto, penso. Poi c'è da dire una cosa, perché spesso si tende sempre a pensare che le cose vadano sempre peggio, no? Invece il professore prima faceva riferimento ai reparti in cui vengono accolti i bambini. Quando mi sono ammalato io, era il 79-80, i reparti erano molto più spogli, non c'era ancora, diciamo, la cultura dell'accoglienza del bambino. Oggi abbiamo dei reparti che magari sono completamente... Le corsie sono affrescate con personaggi di cartoni animati o con i clown di corsia che accompagnano i ragazzi. Cioè, voglio dire, abbiamo davvero tanto migliorato l'accoglienza, è migliorato l'atteggiamento, questo grazie a tutte le parti in causa in questo senso. Quindi dai medici alle associazioni di volontariato, le ONLUS, e un'altra cosa, se mi posso permettere, prego, di ricordare, che è parallela, è la stessa cosa del problema del trapianto, degli organi. Allo stesso modo impari, mi sento di ricordare anche il trapianto di midollo, per quello che riguarda le leucemie e la possibilità di curare anche da... È un altro punto, quindi in generale la capacità di donare è un termine che non può avere un senso negativo. La cultura della donazione, dal sangue al midollo osseo. La donazione del sangue è un atto d'amore che è possibilissimo per tutti, da appunto da donare il sangue, arrivare a donare un organo in prospettiva della propria esistenza, non può avere effetti negativi, non può essere considerato una cosa negativa. È un dovere, è semplicemente un dovere. Io vorrei andare a sentire ancora un po' il parere dei nostri ragazzi. Chi c'aveva il microfono? Ce l'avevi tu, Lucrezia. Lo passi a casa, io lo so il tuo nome, ti chiami Elena, perché già ci siamo conosciuti. La paura, ecco, della malattia, come si può superare? Io so che in classe ne avevate discusso molto.
Sì, in classe ne abbiamo discusso e non lo so, forse superare la paura della malattia è parlarne, sì, sicuramente. Cioè, poi non... E in famiglia come si fa, secondo te? Ecco, superare la paura della malattia, magari... come si può fare, secondo te? Beh, ripeto, sicuramente parlandone. Ma poi... non lo so. Avete mai pensato, ecco, quello che può essere il vostro futuro? Che non è che dobbiamo parlare per forza di malattie, come dire, insormontabili. Anche, diciamo, di cose semplici. Magari più, come dire, meno gravi rispetto a quello che ha vissuto il nostro Graziano. Ecco, vi siete mai confrontati con questo? Tu mi guardi con gli occhi, la maglietta grigia, come ti chiami? Passiamo il microfono, facciamo scorrere lentamente il mio. Grazie, professore, ci aiuta il professore. Tieni. Come ti chiami tu? Oliver. Oliver. Cioè, avete mai, ecco, in classe, vi siete interrogati? Che cosa facciamo noi, ecco, se siamo alle prese, se ci dobbiamo confrontare con una malattia? Questo tu ci hai mai pensato? Sì, poi parlandone in classe siamo accorti che comunque non è che sono pochissime le persone che hanno anche malattie meno importanti, ma comunque malattie. E dato che siamo in terza media, ci conosciamo da 3 anni, quindi alla fine ci siamo confidati. Siete diventati amici. E che cosa vi siete confidati? Beh, per esempio, cose che in prima media magari non ci siamo detti, non so. Magari è mio fratello, mia madre. Certo. I familiari che hanno malattie. E quindi, insomma, alla fine, ecco, che la malattia non deve spaventare, perché è qualcosa con cui magari, ecco, anche nei prossimi anni ci dovremo confrontare. Questa è un po' la conclusione a cui siete arrivati? Sì, sì. Che comunque non bisogna mai aver paura. Che se si, cioè, comunque possono aiutare anche gli amici. Se si... Ci si può far forza. Sì, posso... anche con fratelli. Prego, professore. Posso dire qualcosa per incoraggiarli? Ma come no? Di non aver paura. No, incoraggia anche me, perché di siamo tutti... Di non aver paura dei medici. In ospedale o dal medico, non c'è, voi non avrete mai dolore. Il massimo del dolore è una siringhina, ma anche adesso c'è il PIC indolor, quindi avrete... Perché esistono dei farmaci che si chiamano anestetici, che si chiamano sedativi. Per qualsiasi cosa c'è da fare che fa male, c'è l'anestesia. Quindi voi non avrete mai dolore. Quindi questa paura del dottore che fa male non deve esistere, perché voi non avrete mai dolore. Quindi questa è una cosa importante. E questa è già la notizia. Il 99% delle patologie si risolvono, sta bene, ritorna a vivere, a correre. Tutti i miei bambini, anche operati al cuore, tornano a giocare a pallone, a fare sport, eccetera, perché è questa la vita, è questo che bisogna per fare. Allora, bisogna, visto che noi amiamo la corsa, amiamo la vita all'aria aperta, bisogna sorridere, bisogna guardare la vita con ottimismo, sapendo cogliere tutte le cose preziose, perché è vero che la malattia può essere dietro l'angolo, ma adesso stiamo bene, la vita ce la dobbiamo godere, giusto, professore? Poi viene da Napoli, che è proprio la patria di questa filosofia. Chiamiamo chi riesce ad alleviare la sofferenza all'interno degli ospedali, i clown, la famosissima clown terapia. Eccoci qua, Yuri e Chiara, benvenuti. Siamo arrivati, siamo arrivati. Soccorso clown, soccorso clown, siamo arrivati, eccoci qua. Benvenuti. Buongiorno. Buongiorno. Io. Sono primario io, no? Ah, allora io. No. Scusa. Soccorso clown. No, non ci mettiamo mezz'ora per entrare nello studio, no? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Allora, io so che voi, allora, Yuri addirittura ha creato il codice deontologico, cioè come si devono comportare i clown quando entrano all'interno degli ospedali, perché noi, come dire, facciamo gli spiritosi, però si entra in una corsia dove ci sono persone, bambini alle prese con malattie, e bisogna sempre farlo con grande tatto e con grande rispetto, vero Yuri? Sì, vero. Infatti mio fratello, che è Vladimiro,
un clown professionista, perché noi siamo tutti professionisti dello spettacolo formati a lavorare in ospedale. Questa è la nostra differenza. E perciò noi abbiamo creato queste metodologie di formazione che proprio focalizzato in questa direzione. Come si lavora, come comporta e come non comporta. Perché i nostri ragazzi sono professionisti versatili, certo, cioè attori molto grandi con grande talento comico, perché noi creiamo più grande talento comico, più impatto ai bambini, più impatto al sistema immunitario. Certo. Chiara ha lavorato anche col Cirque du Soleil, giusto? Sì. Però voglio dire, entrare in una corsia bisogna farlo con grande prudenza, con grande rispetto. Certo, certo. Beh, ovviamente sei in ospedale, questo non te lo devi mai benissimo dimenticare, perché è un luogo dove ci sono una serie di regole da rispettare e in ogni caso bisogna essere molto delicati, quindi la difficoltà nostra sta nel dosare bene l'energia che dobbiamo mettere dentro le nostre performance e comunque essere in grado di stopparci in qualunque momento, perché siamo in ospedale. Certo. Quindi se entra un medico, se entra un infermiere, oppure se c'è qualche piccolo problema, noi dobbiamo essere in grado di sapere quando dovete, sì, sì, dovete, cioè, siamo dovete attori, fermare, è logico, e quindi siamo lì per fare spettacolo. Oh, però siete lì non soltanto per strappare una risata a questi bimbi, perché altrimenti uno mette una videocassetta, si vede in un cartone e la risata viene da sé. Non è questa soltanto la funzione, giusto Chiara? No, noi siamo lì proprio per cambiare l'atmosfera. Cioè, il nostro scopo è fare un po' quello che diceva prima Graziano, che mi sembra veramente fondamentale, cioè ribaltare l'atmosfera e far percepire che non è solo un luogo di sofferenza l'ospedale, ma sì, c'è dell'altro. Ecco. Sì, cioè per noi è molto importante non è che strappare la risata, ma mettersi prima in contatto. Contatto umano, questo è più importante, l'occhio all'occhio, quando io vedo, allora da qui io posso cominciare o non posso cominciare. Infatti da noi non c'è contatto, non c'è lavoro. Perché noi primi che bussiamo la porta, apriamo questa porta piano piano e poi vediamo l'occhio all'occhio, tutti quanti. E poi da qui capiamo se noi vogliono o no, posso entrare, questo è chiaro. Allora, noi siamo rimasti, insomma, il professore fa sì con la testa, è d'accordo? Sono d'accordo per due motivi, il bussare per entrare, cioè posso intervenire in questa situazione, bene, intervengo. E il sorriso sicuramente aiuta a guarire. È scientifico, ma è pratico. Ma lei lo tocca proprio con mano. Lo tocchiamo con mano. Anche nel suo ospedale. Anche nel mio ospedale ci sono i clown che sono eccezionali, contribuiscono quasi al 50% alla cura dei pazienti. Al 50%. Ma andiamo a chiedere a Chiara, perché il nostro collegamento con Napoli, con Chiara, non si è interrotto. E Chiara, ci racconti un po' la tua esperienza con i clown. È vero che sono importanti, ti hanno aiutato a sorridere? Sì, tantissime volte, anche se facevano sempre i palloncini e io li odio i palloncini, però... Noi non facciamo questi. A meno male. No, a me facevano sempre i palloncini, poi l'hanno capito che non mi piaceva, no? E mi hanno fatto una bicicletta tutta di palloncini. Servivano quei pomeriggi lunghissimi a superare. Servivano quei lunghissimi pomeriggi, quelle giornate a superare comunque le ore, ad andare avanti. Sì, io infatti quando sapevo che dovevano venire stavo con l'orologio in mano e se non venivano poi la volta che dovevano venire... Li sgridavo. Ha un carattere fortissimo. Giuseppe, è vero che col sorriso, quando vedevi sorridere tua figlia, ritrovavi la speranza, anche nei giorni bui, però quando la vedevi sorridere riuscivi a capire che c'era la luce là in fondo? Sì, era importantissimo. I clown che venivano da Chiara si chiamano uno Zolletta e l'altro Fischietto, sono due ragazzi di Roma, bravissimi, e era diventato oramai un appuntamento fisso, infatti aspettavamo quel momento, anche perché molte volte per esempio si organizzava anche il karaoke a cantare insieme con tutti i bambini del reparto. Ritornando ai bambini del reparto, profitto perché volevo mandare un saluto a Giovanni Castaldo,
Giovanni Cassaldo è un bambino di 4 anni che è stato trapiantato 3 giorni prima di Chiara e però purtroppo attualmente si trova in terapia intensiva. Quindi chiedo a tutti voi di fare una preghiera per Giovanni, che è un bambino bravissimo, e saluto anche il papà Giuseppe e la mamma Assunta. E profitto ancora, poi mi taccio, per dire un'altra cosa importantissima, perché voglio raccontare questa storia ai ragazzi che stanno lì in studio, perché veramente questa è la prova del messaggio più importante di quello che è successo a Chiara. Un giorno, quando Chiara stava in ospedale, mi ha fermato una signora di pubblica, dove abito io, una signora con la quale io non avevo alcun rapporto, c'era solamente un rapporto, ma buongiorno e buonasera. Allora questa signora mi chiama e mi dice, Peppe, io ti devo dire una cosa. Allora dico, ditemi. Dice, io da quando ho saputo di questa storia di Chiara, di notte spesso non riesco a dormire, perché io mi porto un rimorso dentro. Al che ho detto, scusate, ma che rimorso vi portate? Cioè, che c'entrate voi con la questione di Chiara? E lei mi ha spiegato che aveva perso il marito 2-3 anni prima rispetto a quando si è verificata questa malattia di Chiara, e al marito gli avevano chiesto di donare gli organi del marito. Lei aveva detto di no per paura, per ignoranza, e poi ha detto, adesso che io ho scoperto che cosa significa la donazione e ho capito l'errore che ho commesso, ha detto, io vivo con un rimorso e di notte non riesco a dormire pensando alle persone che avrei potuto salvare con quegli organi di mio marito che sono andati persi, perché purtroppo quando una persona è morta cerebralmente e poi comunque, diciamo, viene seppellita, quei beni, quei tesori che porta con sé, gli organi, automaticamente vanno persi. Quindi con questo che voglio dire anche un'altra cosa, che purtroppo io spero che non capita niente a nessuno di noi, però purtroppo la vita ci insegna che le disgrazie capitano, e quando capita una disgrazia, perdere un familiare è una cosa durissima, però perdere un familiare e dire no alla donazione è come un morire due volte, perché chi muore e non dona non guadagna nulla, invece chi muore e dona guadagna l'amore, l'affetto, la riconoscenza da parte dei familiari e delle persone che ricevono questi doni importantissimi. Fatemi dire una parola anche a Clemente, il fratellino che è qui, che ci guarda, ci ascolta. Allora, come hai vissuto tu questo periodo? Qual è stato il tuo ruolo? Io quando è successo questo fatto a Chiara stavo a scuola, perché l'anno scorso ho fatto l'esame, però quando tornavo a casa, cioè, non stava nessuno, stavo sempre solo io. Allora, pure se per esempio andavo al pomeriggio fino alla sera tarda ai miei amici, era sempre triste, perché poi a casa, cioè, mamma e papà tornavano sempre tardi, e allora è come se sentivo un vuoto dentro. Poi dopo l'esame andavo ogni giorno da Chiara a trovarla, anche perché come posso dire, cioè, anche a me, se fossi stato all'ospedale volevo che tutti fossero con me, però mo da quando Chiara è tornata, cioè, sono felice due volte, perché non solo è tornata, ma ho riempito quel vuoto che stava dentro, perché poi dopo, quando non vedi per un paio di mesi tua sorella, è sempre brutto. A voi. Allora, io sono d'accordissimo con quello che diceva prima Giuseppe, l'importanza della donazione, quello che dice anche il professore qui Caglianiello. Donare non è che si fa vivere soltanto, come dire, la persona che riceve, ma si fa rivivere anche noi stessi. Andiamo a Pozzuoli, c'è una telespettatrice che vuole intervenire. Celeste, buongiorno Celeste. Buongiorno. Buongiorno. Ci dica tutto, Celeste. Niente, volevo fare una testimonianza quando riguarda mio nipote di 6 anni, sì, che ha una leucemia ed è curato al Posillipo di Napoli. Sì. Volevo dire che negli occhi di questi bambini vediamo davvero la sofferenza di Cristo. I loro corpicini sono deboli, ma dentro sono forti, sono dei veri guerrieri. Chiedo di pregare per questi bambini, ringraziamo ai clown che partecipano a questi ospedali per dare un sorriso a questi bambini, all'equipe che lavorano con molto affetto nei confronti, anche come se fossero loro figli.
Più che pregare anche per loro bambini, dobbiamo pregare per i loro genitori, per dare la forza di affrontare delle situazioni che non sono situazioni molto facili. La domanda di oggi era come affronti quando tu figlio ha un problema, cosa le dici? Vorrei dire che mio nipote, mia sorella è ragazza madre, per cui comunque non ha un papà. Anche se ce l'ha, è come se non ce l'ha. Vabbè, comunque volevo dire, i dolori sono ancora più forti in questi casi. Avere dei bambini così e dire delle cose, all'inizio noi abbiamo detto, all'inizio che abbiamo fatto l'intervento è stato perché lui ha avuto prima un tumore e poi si è girata leucemia. Volevo dire questo. Grazie signora Celeste. Gli dicevamo che aveva una grande infezione. Sì. La ringrazio signora Celeste della sua testimonianza, la ringrazio davvero tanto. Io però volevo andare dai nostri amici che sono, diciamo, sono arrivati qui per ultimo, ma non sono gli ultimi, come si dice. Io volevo vedere come voi lavorate con i ragazzi, con i bambini, perché questi bambini, ci diceva prima la signora Celeste, sono dei guerrieri, perché hanno un grande coraggio nonostante le loro sofferenze. Però voi arrivate lì per portare loro un sorriso. Yuri, come si fa? È un'impresa, immagino. Sì, qui ci conta tanto capacità di improvvisazione. Se anche noi abbiamo le strutture e le tecniche e abbiamo anche questi gag già preparate, ogni tanto, e diciamo anche 60-70%, che questo tutto non funziona. Come fate? Se per esempio c'è un bimbo che bisogna fargli una puntura dolorosa, dottore, prima lei ci ha detto che c'è il picco indolor, ma le punture fanno ancora male. Voi che cosa vi inventate? Ma noi le aia, le voi tirate con la trivella. Sì. Punture. Questo è uno strumento, non è un allora questo cos'è? È un flauto. No, sì, una siringa. No, questo è uno strumento antichissimo che è stato inventato dagli antichi greci e in antichità si chiamava siring con la Y. Siring. Sì, che è un flauto a culisse. Cioè è proprio a culisse, è un flauto a culisse. È vero. E noi possiamo anche fare subito, se qualcuno ha per esempio la musica nel sangue voi? Quale musica vi piace? Diciamo hard rock. Allora abbiamo un pezzo hard rock di quelli proprio proprio questo questo che sì. In maniera ok. preparato prima come preparato prima? No, non preparato, è improvvisazione, pura improvvisazione ragazzi, niente altro. Facciamo un applauso. Cosa bisogna inventare per far fare una puntura a un bimbo? Ma alla fine funziona, Chiara, funziona. Uso le mie cantate con la siringa. Certo, questa è una delle nostre tecniche che trasformiamo questi strumenti di paura in qualche cosa completamente diverso. E questo è uno degli strumenti. Poi certamente lavoriamo con tutto che c'è accanto, cioè per trasformare anche piccole cose che ci sono là sul tavolino in un'altra cosa. Scatole di medicine. Sì, scatole di medicina. Si diventa... Posso fare una visita? Sì. Posso? No, il professore no. Dica 33. Sì. Non c'è campo. Non c'è campo. Quindi prendete in giro anche i dottori. Ma se non vogliono, che fate con questo? Questo è uno strumento facile. Per esempio, faccio una dimostrazione pratica. Allora, praticamente uno prende la mira. La mira? Prende la mira. Sì. Prende la mira. Benissimo. Prende la mira e fai ora. Ai.
c'è lo scudo allora, protettivo, ringrazio meglio tutti, di no, ringrazio meglio, veramente meglio i clown perché... che sono venuti, ringrazio Graziano, ringrazio il professor Caglianiello, ringraziamo tutti i ragazzi, i bambini, che siete, stavo dicendo bambini, mamma mia, guai a me. Ormai questi sono quasi ormai, laureati. No? Ormai la laurea alle porte. Allora ringraziamo tutti, io però vorrei che tutti insieme dobbiamo salutare Chiara, facciamogli un bel in bocca, un applauso grosso, 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 Chiara. Mi raccomando, segui tutti i consigli dei medici, dei dottori, ti vogliamo qui in studio insieme a Giuseppe. Un papà, ultimo saluto, tuo fratello. Vito, ce lo dimmi, permetti? Come no? Un secondo. Un bacione a Imma, perché Imma sta da un anno lì sopra e si merita il cuore, sempre sorridendo, non l'ho mai vista piangere. È ottimista, però ha bisogno di un cuore al più presto. Brava Chiara, bravissima Chiara. Con questo appello, con questo saluto, vi restituiamo la linea. Grazie a Marco Caiano. Allora, chiudiamo questo spazio con il pensiero rivolto a Imma e a tutti quei bambini e quelle bambine che sono in attesa di un organo. Chiudiamo questo spazio con il pensiero rivolto a loro, al fatto che dobbiamo sensibilizzare alla donazione, dal sangue in su.